La prima semplificazione è questa. L'idea secondo la quale il crimine organizzato sarebbe un'emergenza, un fattore di sottosviluppo del tessuto economico e sociale napoletano, non riesce a spiegare granché. La stessa espressione infiltrazione mafiosa nell'economia, nella società, è assolutamente fuorviante, perché non siamo in presenza né di una emergenza né di un'infiltrazione, siamo in presenza di connotazioni strutturali del tessuto sociale ed economico di questa città, di questa regione, di larga parte del territorio nazionale. La camorra agisce come formidabile fattore di alimentazione finanziaria e di alimentazione del sistema di relazioni, di mediazione propria dell'ordinario sistema d'impresa. I grandi cartelli camorristici, come quelli che controllano larga parte delle attività illecite e non solo illecite della città, oggi coincidono con vere e proprie costellazioni di imprese e spesso la leadership di quei cartelli è occupata da figure al centro delle reti di imprese. Naturalmente la camorra è di per sé un sistema irriducibile ad un tratto unitario e unificante. Da questo punto di vista le mappe sono quasi una sfida alla realtà. La camorra attraversa continue transizioni, continue trasformazioni, è storicamente segnata dal ripudio di ogni forma e struttura rigidamente organizzata. Ma è sempre stato un grave errore dell'azione di contrasto della criminalità camorristica aver sottovalutato la capacità di coordinazione gestionale che le organizzazioni camorristiche hanno attorno agli obiettivi comuni. In alcuni casi questi obiettivi coincidono con la sopravvivenza, in occasione dei grandi conflitti criminali, delle guerre per la supremazia territoriale, ma più spesso gli obiettivi comuni, e oggi ancor più marcatamente, vanno individuati nel bisogno di assicurare la tenuta di equilibri idonei a sostenere il significato profondo delle mafie, di qualsiasi tipo di fenomeno mafioso, vale a dire la trasformazione della violenza in ricchezza, in forza economica e anche in domanda, spesso pressante, sempre insidiosa, di legittimazione sociale delle componenti più raffinate e sofisticate del ciclo mafioso. Questa sottovalutazione a lungo ha per esempio impedito di scorgere quale dimensione avessero raggiunto i cartelli criminali che per oltre un ventennio hanno controllato larga parte dell'area nolana, vesuviana, salernitana o che addirittura letteralmente dominavano nell'area casertana. E quando per la prima volta figure di vertice di quelle organizzazioni hanno deciso di collaborare con la giustizia, si rivelarono sistemi di criminali per dimensioni, pericolosità, neanche immaginate fino ad allora. Questo tipo di errore ha a lungo condizionato anche la visione della camorra nella città di Napoli, relegando nell'ombra i grandi cartelli che nel dibattito pubblico non hanno neanche un nome, che da oltre 30 anni vi sono profondamente radicati e che hanno attraversato anche grandi conflitti, importanti sforzi repressivi, ma nel tempo hanno non solo conservato, ma progressivamente sviluppato la capacità di fare sistema e di preservare i vincoli fiduciari che quel sistema garantiscono. E del resto non è un caso che mai, in questi 30 anni, figure di rilievo delle famiglie mafiose che reggono le redini in quel cartello abbiano rotto il patto di omertà che le accomuna. Anche per questo, nella città di Napoli è nel tempo silenziosamente cresciuto, accanto alle strutture di vertice dei grandi cartelli camorristici, un tessuto di imprese e di relazioni corruttive, l'inquadramento del quale restituisce una visione della camorra molto diversa e molto lontana da quella che la riduce a un mero contenitore di violenza urbana. Naturalmente la dimensione violenta
dei conflitti tra bande che si disputano il controllo dei tradizionali mercati illeciti, del racket, della droga, ma che sono ai margini dei settori nei quali gli interessi mafiosi confluiscono nel mondo dell'impresa. Ecco, questa dimensione violenta di per sé meriterebbe di essere al centro di un dibattito sulla camorra della città, perché essa pesantemente, intollerabilmente opprime la vita dei cittadini e della città intera. Ma accanto a questa dimensione perennemente violenta, perennemente offensiva del vivere civile e della sicurezza, ve n'è un'altra che non è meno pericolosa e che è sostanzialmente oscurata. Essa corrisponde appunto all'azione di quei cartelli camorristici che, tessendo pazientemente, quotidianamente, la rete di relazioni fiduciarie che sostengono sofisticate alleanze e regole di coabitazione, di compresenza sul territorio, bene, questi cartelli riescono a tenere insieme gli affari di una camorra invisibile ai più e gli assetti criminali regolati dal ricorso alla violenza. La consapevolezza di ciò ha spinto il mio ufficio a concentrare le risorse intorno ad alcuni obiettivi prioritari. Innanzitutto le strutture di vertice dei principali cartelli criminali dell'area metropolitana e le loro principali proiezioni delittuose, che sono accomunate da queste caratteristiche: capacità di generare grandi profitti e insieme un più ridotto rischio giudiziario. Grandi truffe assicurative telematiche, controllo delle aste giudiziarie, controllo di settori imprenditoriali delicatissimi per la stessa sicurezza pubblica e privata, controllo della logistica, delle global service a supporto delle reti del commercio internazionale originate dalla tradizionale attività dei magliari, oggi dalla contraffazione e dal contrabbando. Ancora, ma soprattutto, frodi fiscali di enormi dimensioni, controllo del ciclo dei rifiuti, controllo di gran parte degli appalti strumentali alla gestione della sanità pubblica e privata, regia di gigantesche speculazioni immobiliari, in particolare di quelle legate alle grandi infrastrutture produttive e alla distribuzione commerciale, tutte cose che hanno poco a che fare con la camorra dei vicoli e delle stese, o con quella camorra la cui immagine è stata anche recentemente descritta come una mafia sgangherata. Sono soprattutto dati che sembrano assenti nel dibattito pubblico. Giustamente è stato detto che la stessa Paola Camorra non compare sovente nel dibattito politico, nel dibattito istituzionale. Sono dati che soprattutto sono assenti nella valutazione dei rischi che incombono sulle speranze di sviluppo legate alla sfida del Next Generation EU e nelle stesse scelte generali di allocazione della spesa pubblica. Anche i decisori politici avrebbero grande bisogno del sapere delle università, non soltanto, come spero avverrà, per sostenere le ormai debolissime competenze, capacità tecniche della pubblica amministrazione, ma anche per saper orientare le scelte. Le scienze economiche dimostrano su scala nazionale che vi sono precise evidenze empiriche tra fenomeni mafiosi e tipologia di destinazione della spesa pubblica. Esiste una precisa associazione negativa tra la gravità dei fenomeni criminali e la spesa per la protezione sociale. La spesa per la protezione sociale è un formidabile strumento di contenimento dell'espansione del crimine organizzato. Nello stesso tempo esiste una formidabile associazione, questa volta positiva, tra la crescita dei fenomeni di criminalità organizzata e la spesa per
retta da finalità assistenziali e sostanzialmente da mire clientelari. Esiste una precisa associazione di segno negativo, invece, tra lo sviluppo delle organizzazioni mafiose e invece lo sviluppo degli investimenti produttivi. Ma questo i napoletani di una certa età lo sanno bene, senza aver bisogno delle scienze sociali, ricordando cosa significassero le aree industriali cittadine a est e a ovest della città in termini di coesione sociale e di saldezza del tessuto democratico. Ecco. Come vedete, la discussione sulle mappe può condurre assai lontano, fino a ambiti nei quali non sono i magistrati a poter dover parlare. A farlo saranno immediatamente le voci dell'Accademia, del giornalismo oggi qui riunite. Aiuteranno, io spero, a far crescere la consapevolezza che gli errori che in questa fase saranno compiuti non soltanto condizioneranno il futuro della città e del paese, ma daranno spazio a trasformazioni criminali non dissimili per rilevanza, per pericolosità, da quelle originate dagli abusi e dalle ruberie disseminati lungo l'intera stagione della ricostruzione post-terremoto. Soprattutto quegli errori sarebbero disastrosi per la sorte delle promesse di eguaglianza, le promesse costituzionali di eguaglianza e di progresso e per gli stessi destini europei. Grazie.